La comunità islamica di Frosinone ha celebrato la fine del Ramadan. Favorire l'integrazione ed eliminare ogni forma di discriminazione è il messaggio lanciato da fedeli e istituzioni presenti. Siamo contenti soprattutto di avere a che fare con loro, con questi bambini che sono meravigliosi e che sono bambini italiani, ecco, questo lo dobbiamo sottolineare. Si può essere italiani o perché ci si è nati in Italia o perché si proviene anche da altre zone del mondo, ma si condividono le nostre leggi, le nostre tradizioni e la nostra sensibilità, e quindi non ci può essere una differenza di religione, soprattutto se abbiamo a che fare con religioni monoteistiche, quindi i cristiani e soprattutto coloro che ripercorrono quelle che sono state le tradizioni di Gesù non possono dire: ma la nostra è l'unica religione e quella degli altri è figlia di un Dio minore. Siamo tutti figli di un comune denominatore, che è quello del monoteismo, quindi avere un qualche cosa di trascendente, qualche cosa che va oltre quella che è la nostra esistenza, e avere dei grandi punti di riferimento. Ecco, questi bimbi sono per noi motivo di grande stimolo, perché ci obbligano a confrontarci, ci obbligano a fare delle riflessioni importanti. Sono molto onorato di essere presente qui, di vedere un esempio eccezionale di integrazione della comunità marocchina residente nella provincia di Frosinone con la comunità italiana. La nostra comunità marocchina è la comunità più numerosa in Italia e anche quella che si integra facilmente nel tessuto sociale italiano. Questa occasione è una eccezionale occasione che testimonia effettivamente questa serenità e questa voglia di integrazione. Questa città rappresenta per noi un eccezionale modello e io sono estremamente onorato di rappresentare questa comunità che lavora con dedizione e lavora con serietà. E questa iniziativa di oggi di realizzare questo iftar, cioè della rottura del digiuno con tutta la comunità marocchina, ma soprattutto insieme a tutta la comunità italiana, questo ci dimostra come la coesione, un modello di coesione, esiste e esiste in questa città. Ci auguriamo che prima possibile avvenga un'integrazione sempre maggiore fra i cittadini frusinati e i cittadini musulmani, e ci auguriamo che lo spirito di fratellanza, di comunanza, anche tra persone di credo religioso diverso, di culture diverse, possa contribuire a migliorare il clima sociale nella nostra città. Io credo che questa sera sia stata una grande manifestazione di civiltà, di tolleranza, una ricchezza un pochino per tutti, perché ha esaltato come le diversità possono stare benissimo insieme, possono aiutarsi a vicenda e sono una ricchezza un pochino per tutti. Ecco, come Giardino delle Rose Blu siamo presenti a questa bellissima serata invitati dalla comunità islamica, perché a loro ci lega un'amicizia ormai ultradecennale, e proprio qualche settimana fa infatti insieme all'imam e rappresentanti della comunità islamica abbiamo piantato nel giardino della nostra sede un ulivo, simbolo della pace. Ecco, la serata di questa sera è proprio il segno che la diversità diventa una grande ricchezza e che è bello ed è possibile stare insieme. Nella nostra fondazione diversi membri della comunità islamica sono per esempio volontari. Ecco, l'amore verso gli altri ci unisce e ci rende uguali nonostante le nostre diversità.